Nel campionato di Serie D ormai non fa più notizia decisamente la sconfitta dell'Igea Virtus. I giallorossi sempre desolatamente penultimi a quota 14 davanti solo a Rotonda Calcio. Cedono anche contro la Palmese che confeziona due reti tra il 44esimo e il 46esimo del primo tempo e porta a casa tre punti preziosi per il suo cammino. I tifosi barcellonesi con uno striscione affidano le loro speranze a San Sebastiano, ma a questo punto è evidente che per la salvezza ci vorrà ben più di un miracolo. Fa notizia invece la prima sconfitta stagionale della corazzata Bari, che perde per 3-2 in casa della Cittanovese. Tornando alle squadre di casa nostra, non si interrompe la serie nera del Città di Messina, che perde ancora di misura, sconfitto a domicilio stavolta dalla Nocerina per 1-0. La CR Messina si accontenta invece di un buon punticino in casa del Marsala grazie al pareggio siglato da Arcidiacono, che al 20esimo della ripresa ha risposto alla rete messa a segno in avvio dai padroni di casa con Bonfiglio. Nel girone A del campionato di eccellenza, buon punto per il Città di Sant'Agata in casa del Canicattì, seconda della classe. Padrone di casa in vantaggio con Caronia, raggiunti da Piuca. Come prevedibile, tra i due litiganti il terzo gode. La capolista Licata approfitta del pareggio delle inseguitrici e allunga dopo aver chiuso la contesa in casa del Partinico Audace con un tennistico 6-0. Nel girone B il Camaro pareggia nell'anticipo con il Marina di Ragusa. Il Terme Vigliatore ha piegato il Catania San Pio X per 1-0. La Ionica ha pareggiato per 1-1 con l'Atletico Catania. Ha riposato il Milazzo.